Il Vangelo della quinta domenica di Quaresima potremmo chiamarlo il Vangelo della grazia o della vita nuova in Cristo. Gesù lo annuncia così alla peccatrice sorpresa in adulterio. Le dice: sei perdonata, va e non peccare mai più. Com'è possibile questo annuncio se proprio un attimo prima persino i più anziani della folla si sono ritirati dovendosi riconoscere peccatori? Come potrebbe questa donna non peccare mai più? Il punto è che con Gesù la fedeltà a Dio, alla sua parola, alla sua volontà, non è espressa semplicemente dall'osservanza dei comandamenti. Con Gesù la fedeltà al Padre è espressa dal nostro desiderio di cercare e di mantenere viva la relazione con Lui. Anche se mille volte dovessimo tornare da Lui per chiedergli perdono, mille volte Lui sarebbe lì a tenderci la mano. Allora, il cuore dell'episodio evangelico descritto da Giovanni non è tanto la gravità del peccato commesso dalla donna, forse nemmeno l'aggressività della folla che è stata domata da Gesù. Il cuore di questo episodio sembra essere il fatto che mentre tutti, uno ad uno, gli accusatori si allontanano, la donna accusata invece, rimasta sola, resta lì, in piedi, quasi in attesa di qualcosa che deve ancora avvenire. Poteva andarsene, perché Gesù stava scrivendo sul terreno, non la guardava neanche e gli altri non erano lì per trattenerla. E invece preferisce rimanere con Gesù, preferisce esporsi con sincerità al suo giudizio, piuttosto che far finta di niente e tornare alla vita di prima. È questa disponibilità piena di fiducia a rimanere con Gesù, anche nella nostra debolezza. La disponibilità a perseverare nella certezza che Lui è lì per aiutare e non per giudicare. Questa disponibilità ci apre alla forza della grazia. Essa ci rimette in cammino e ci fa crescere fino al punto di non peccare più.